Tarana, gli azzurri mai così in alto, ospite al TG1, Benedetta Pilato, protagonista di una storica vittoria. Buonasera dal TG1, in primo piano una giornata politica complessa che vede di fatto il Movimento 5 Stelle ad un passo dalla scissione con la formazione di nuovi gruppi parlamentari a sostegno di Luigi Di Maio. Questo mentre al Senato il Premier Draghi è intervenuto in vista del Consiglio europeo ribadendo il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina nella ricerca della pace. Partiamo allora da qui con Mario De Pizzo. Sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Draghi ribadisce ancora una volta il sostegno del governo all'Ucraina e alla pace nel solco di quanto già indicato dal Parlamento. Poi la situazione sul campo, c'è un paese aggressore, la Russia, e cita il numero delle vittime. Le responsabilità saranno accertate e i crimini di guerra saranno puniti. C'è poi un paese aggredito, l'Ucraina appunto, che noi sosteniamo anche per l'ingresso in UE. Allo stesso tempo, spiega, imponiamo sanzioni efficaci contro Mosca perché si arrivi alla pace. I nostri canali di dialogo rimangono aperti. Le conseguenze economiche. Draghi invoca un ruolo dell'ONU per consentire l'export del grano ucraino. Capitolo energia. Dal 2023 la nostra dipendenza dalla Russia diminuirà notevolmente e rilancia. La soluzione che proponiamo da diversi mesi è l'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo. Chiede una risposta immediata all'Unione per famiglie e imprese. L'Europa, garanzia di sicurezza e pace, filo rosso del discorso di Draghi. Poi non nasconde la complessità e il valore anche umano delle scelte in tempi così difficili. Sono decisioni che hanno risvolti anche, come dire, anche morali. Per cui avere il sostegno del Senato nel prendere queste decisioni è molto, molto importante per me. Grazie. E andiamo ora a Palazzo Madama perché, come abbiamo detto, nei 5 Stelle si sta consumando un passaggio epocale con la scissione di Di Maio. In diretta ci aggiorna Francesco Maesano. Francesco. Sì, Di Maio ha rotto gli indugi e si accinge a lasciare il Movimento 5 Stelle. Questo arriva dopo settimane di tensione altissima con Giuseppe Conte, dalla politica estera ai temi riguardanti il Movimento 5 Stelle, non ultimo il risultato negativo delle amministrative. In serata ci sarà una conferenza stampa del Ministro degli Esteri e noi ascoltiamo il servizio. Ciao, ciao, buon lavoro, grazie. Di Maio chiude la porta e lo strappo si consuma nel giorno di San Luigi, 21 giugno. Il ministro degli esteri guida i suoi fuori dal Movimento 5 Stelle. Manca l'ufficialità, mancano le parole del leader, ma tra Palazzo Madama e Montecitorio la conta è partita. C'è un nome, Insieme per il futuro, intorno al quale al momento si contano 11 senatori e una cinquantina di deputati, più di un quarto dell'intero gruppo 5 Stelle. Ma al Senato occorre anche un simbolo tra quelli presenti alle scorse elezioni, mancano i passaggi formali, ma più di tutto parlano i volti e le mezze dichiarazioni di quanti sono pronti a seguire il ministro degli esteri. Di Nicola, voi siete pronti a seguire Di Maio il nuovo gruppo? Siamo pronti, pronti, però non è il momento, credo, di parlare e fare annunci. Adesso vediamo che cosa succede, vediamo con calma. Buon lavoro. È una situazione fluida. Anche se si sta delineando, quindi aspettiamo. L'addio arriva dopo giorni carichi di tensione nei quali Di Maio e i suoi hanno attaccato a più riprese la leadership del movimento, Giuseppe Conte e i suoi vice, sul versante della politica estera. Il timore, espresso più volte e ad alta voce, è che la linea dei 5 Stelle rischi di disancorare l'Italia dalle sue naturali collocazioni, quella atlantica e quella europea. Il lavoro di Di Maio, fuori dal movimento, parte da qui. Sì, una decisione questa di Di Maio che dunque scuote i 5 Stelle. Noi nel racconto di Andrea Bovio ascoltiamo le espressioni di quanti all'interno del Movimento 5 Stelle hanno voluto reagire. Ascoltiamolo. Ancora non c'è una reazione ufficiale dei vertici 5 Stelle, ma fuori dal Senato i parlamentari del Movimento commentano con amarezza l'addio di Di Maio. E c'è chi spera in una ricucitura dell'ultimo minuto, che al momento però appare ai più impossibile. Mi auguro che per molti di loro vi sia un ripensamento negli ultimi minuti, nelle ultime ore. Io resto nel Movimento 5 Stelle. Spero che Luigi rimanga nel Movimento 5 Stelle, questa è la roba, è un pezzo di storia. E uno strappo del genere spinge a ricordare il movimento delle origini. Un po' lo rimpiangono, un po' ci credono ancora. Vedevo che si poteva provare a cambiare il sistema, era un atto d'amore. Se credessi che sia impossibile cambiare sistema, mi sarei già dimesso.
e adesso la navigazione appare incerta. Si aspetta che Grillo arrivi a Roma. Era stato proprio lui a intervenire in mattinata, come ha sempre fatto, nei momenti più difficili del movimento. Un post per dire che se a qualcuno non stanno più bene le regole del gioco, deve dirlo chiaramente. Alla fine della giornata le ricadute sulla maggioranza sono comunque scongiurate. Anche i 5 Stelle sostengono la risoluzione unitaria, ma dopo un lungo travaglio che ha visto Conte convocare in mattinata lo stato maggiore del partito, ritardando l'accordo che l'Aula aspettava. E poi le reazioni degli altri partiti all'addio di Di Maio ai 5 Stelle. Salvini attacca: se qualcuno è al governo, dice, senza rappresentare nessuno, questo è un problema. Nervi saldi nel Partito Democratico, si fa sapere, è importante aver evitato che la lacerazione nel movimento avesse ricadute dirette sul governo. E ripartiamo allora da qui, da un'intesa nella maggioranza sulla risoluzione a sostegno del Premier, che domani, lo ricordiamo, interverrà in aula alla Camera, arrivata praticamente all'ultimo minuto. Ripartiamo nel servizio di Cecilia Primerano. Polina, a voi. Quando Draghi entra in aula, l'accordo su una risoluzione unitaria ancora non c'è. Il lavoro di tessitura nella maggioranza va avanti per ore, poi la fumata bianca e il passaggio sull'ampio coinvolgimento del Parlamento, la chiave di volta che porta all'intesa. Questo dibattito parlamentare sarebbe terminato così. Il Senato della Repubblica, udita la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, la approva. È il teatrino che Casini deplora e Renzi rincara chiedendo serietà. Chi si vuole dividere lo faccia rispettando la dignità e l'onore di questo Parlamento e di questo gioco politico e non cercando degli alibi. Serve responsabilità per l'EU, sostegno convinto a Draghi da PD e Forza Italia. Noi vogliamo darle un mandato forte, convinti che la credibilità e la sicurezza internazionale dell'Italia derivano proprio dalla solidità della nostra posizione nello scenario geopolitico. Vogliamo darle, signor Presidente, ma sul serio, quello che le abbiamo dato fin dall'inizio, cioè un mandato forte, coeso. E Salvini, arrivando in Senato, non nasconde la sua preoccupazione. Non vorrei che il governo fosse ostaggio delle beghe dei 5 Stelle e fra 10 giorni gli italiani pagano la benzina 2,5 euro al litro. Fratelli d'Italia rivendica il ruolo di opposizione, non saremo la stampella del governo. L'Italia non merita una politica estera fatta di furbizie, di ambiguità e di divisioni, soprattutto nel momento in cui c'è una guerra a 700 chilometri dal confine di Trieste. E la guerra in Ucraina sul campo, andiamo, combattimenti senza sosta nel Donbass, i russi avanzano intorno a Severodonetsk e intensificano i raid su Kharkiv. Andiamo proprio lì dall'inviato RAI, Ilario Pianieretti.